Allora, noi quando abbiamo fatto il corso qua che ci fecero fare i marinai sempre col permesso dei primigeri, il viaggio primigeri, no? E allora è successo che una volta non hanno risposto alla chiamata di una nave, no? E noi stessi abbiamo detto, ma qua che succede? Abbiamo chiamato a Otranto, abbiamo detto, avete visto la nave che è passata, vi ha dato delle comunicazioni? Ha detto, sì, l'abbiamo vista, l'abbiamo scoperto, però dice, quella è una nave straniera, ha detto. Quindi non ci hanno dato nessuna comunicazione. E quindi noi abbiamo comunicato, o tramite all'Euca, hanno comunicato a Brindisi. E difatti a Brindisi poi l'hanno bloccata, che sono arrivati con l'aereo, perché qua c'era il radar qua. Sono passati solo vicino all'Euga hanno scangiato la bomba. Brindisi sì, Brindisi tutte le notti, Brindisi e tardi. Quando stavamo qua a fare servizio, che io mi ricordo come facevo il servizio insieme ai marinai, quando l'aereo stava lontano ancora, che partivano dalla Libia o sulle navi lontano nel mare, no? Si sentiva il rumore, noi si capiva già il rumore, dal rumore si conoscevano con i radar che si sentiva se erano aerei italiani o se erano aerei nemici, no? Che il rumore dell'aereo italiano faceva un rumore continuo, no? Mentre gli aerei nemici facevano bum 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 bum. Da quell'intorno, da quel rumore si conoscevano che già anche a distanza quando si vedevano si conoscevano che erano nemici. E allora si stava allerta e si comunicava sia alle varie campanelle.